Come si può riassumere questa partita infinita? Proprio così, che è stata una partita veramente infinita, lottata fino all'ultimo punto, ultimo momento. Bergamo ha fatto di quelle difese spettacolari che ci facevano restare un po' a bocca aperta e dovevamo sempre lottare di più e fare qualcosa di più per guadagnarci questo punto. Sono state veramente molto brave oggi, però devo dire che la mia squadra ha lottato sempre, abbiamo provato sempre, non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto e credo che questa vittoria è meritatissima per noi. In tutta la serie, paradossalmente, forse la squadra che aveva preso un vantaggio, prima Bergamo in gara 1, poi dopo la bella vittoria vostra in gara 2, seguita dal primo set in gara 3, non ha fruttato, è arrivata sempre la reazione dell'avversario, quindi una vittoria ancora più importante. Beh, finché non è finito, non è finito, quindi soprattutto nei playoff, chi vince la prima gara non vuol dire niente, si lotta fino all'ultimo. Noi siamo una squadra che ci tiene, che vuole vincere, che vuole dimostrare il proprio valore, quindi avevamo fame di dimostrare proprio questo. E gara 3 dopo ieri è stata importantissima, con veramente poche forze perché ci siamo esaurite ieri tantissimo, però abbiamo tirato quello che è rimasto e bravi noi. Cosa rimane quando si torna poi in palestra dopo una partita del genere per preparare poi un'altra dove le motivazioni vengono da sole contro Conegliano? Beh, adesso con calma, nel senso aspettiamo un attimo che ci magari facciamo la doccia, cambiamo, raffreddiamo un attimo la testa, poi prima guardiamo tutto quello che potevamo migliorare in questa partita di oggi e poi guardiamo quello che ci aspetta contro Conegliano, perché sarà una sfida sicuramente bellissima, tosta, ma io mi auguro che possiamo uscire da quella vincenti.